Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quello sul server 2 con la nostra rubrica trisettimanale, si dice così, trisettimanale. Non è vero, non esce ogni tre settimane, ci sono tre episodi a settimana. Nel senso che tre volte a settimana, tre volte a settimana sulle news, la rubrica si chiama Nevs, ormai si chiama così è per tradizione, ma partiamo subito con la prima, no anzi io direi... Perché non facciamo un po' di introduzione questa volta? Perché siamo vicini a Natale. È Natale e quindi siamo... Prima notizia, dai. Allora, prima notizia che viene dritta dritta dal cuore dell'Africa. Non è vero perché si parla di Far Cry. Allora, Ubisoft vuole migliorare ulteriormente l'esperienza di gioco degli utenti su Far Cry 4. Oibò. Meno male. Infatti, sul portale Game2Web, i giocatori di tutto il mondo potranno creare nuove mappe arricchendo i contenuti di gioco. Questa è un'ottima cosa, e va bene. Sarà possibile mostrare le proprie mappe personalizzate, scoprire quelle già completate da altri utenti, valutarle e commentarle. Si potrà creare ogni genere di mappa con ogni modalità, da un campo di battaglia con modalità ondate fino alla possibilità di assaltare un avamposto, capito? Te lo fai tu l'avamposto? Immettendo ogni tipo di animale o nemico specifico, capito? Questa cosa. Entro il 12 gennaio i giocatori potranno condividere e pubblicare la propria mappa personalizzata attraverso l'editor di mappe utilizzando l'hashtag FC4Map. E le mappe più folli compariranno nel trailer della community. Questa notizia ce la passa King Bonegio, ovvero Cesare Conti. Ok, questa è una notizia bomba, se vogliamo. Perché? Perché finalmente Ubisoft vuole entrare proprio a gamba tesa nel mondo online. E lo fa in che modo? Lo fa in una maniera molto molto intelligente, facendo creare contenuti agli altri. Esatto, Ubisoft, ottima mossa, perché ci sono persone che per un anno intero hanno fatto gameplay conquistando avamposti, io e basta. E questa cosa potrebbe dare continuamente nuova linfa a quei giocatori che in Far Cry trovano il massimo divertimento proprio in questa attività, nel conquistare avamposti, nelle piccole missioni più che nella trama principale. Io già me li vedo gli avamposti con 2700 tigri, 8600 cacciatori che sono i nuovi nemici in Far Cry 4 e tanta altra brutta roba, insomma degli avamposti iper difficili, perché quelli in Far Cry 4, almeno quelli che abbiamo incontrato fino ad adesso, stiamo diciamo per terminare il gioco, sono ancora molto equilibrati, si riescono ancora a fare soprattutto in due, e non vediamo l'ora di sfidare dei creatori di mappe su avamposti allucinanti, magari in cooperativa. Gran bella giocata Ubisoft, sicuramente molto più intelligente di implementare un multiplayer competitivo che in un gioco come Far Cry sì, può funzionare qualitativamente, ma non dà il massimo. Prima di passare alla prossima news, vi diciamo che sul primo canale questo sabato sarà importante perché uscirà la nostra Nerd List, e giovedì, che è Natale, uscirà una grande grande sorpresa insieme a un grande grande nuovo livello del nostro gioco di Natale. Quindi 25, aspettate. Ma un canale, cioè scusa, ma un canale attivo in questo modo, che vi prepara continuamente le sorpresone, che vi fa la merd list di fine anno, proprio quando è fine anno, proprio preciso, puntuale. Ragazzi, ma un canale è così? Ma dove vai? Vai con l'altra notizia. Ex dipendente Naughty Dog annuncia il possibile seguito di The Last of Us. Avete sentito bene. L'ex lead character artist. Perché non si dice character artist? Fai tu. L'ex lead designer del character artist di Naughty Dog, Michael Noland, ha scritto tramite il suo profilo LinkedIn che The Last of Us 2 sia effettivamente in sviluppo. Noland, che ora sta lavorando con Avalanche Studios a New York su Just Cause 3 addirittura, ha infatti indicato di aver lavorato un mese ad alcuni prototipi di test per The Last of Us 2. Inoltre, nel profilo LinkedIn di Frank Zeng, attuale lead character artist di Naughty Dog, viene menzionato che sta lavorando sia ad Uncharted 4 a Thief's End,
sia ad un titolo AAA non ancora annunciato, che si tratti proprio di The Last of Us 2, grazie a Andrea Formica. Come Formica. Notizie, Formica? O Formica? Mannaggia, ragazzi, i nostri collaboratori hanno tutti degli accenti strani nei cognomi. Non c'è, cioè, potrebbe essere Formica. Vitamia. Vabbè, comunque, questa è un'ottima notizia, porco il cazzo, soprattutto perché noi adoriamo The Last of Us. Sì, è un'ottima notizia che io commenterei così, un po' col sorriso, un po' no. Perché? Perché se è vero che Naughty Dog stronzate non le fa, se è vero che The Last of Us ci è piaciuto tantissimo nella sua prima versione, onestamente non vedo come la trama possa andare avanti ancora per un altro gioco senza andare a parare su ripetizioni piuttosto classiche in un videogame e in un sequel. Vedila così, potrebbe essere ambientato da un'altra parte. The Last of Us 2 con lui e la bambina da un'altra parte, semplicemente altrove, o magari c'è un altro lui e un'altra bambina. Ho un'idea. L'epidemia finisce. Ellie scopre che Joel le ha detto una brutta bugia, quindi si separano ed Ellie inizia a drogarsi. The Last of Us 2 è ambientato nei vicoli di Manhattan con una Ellie ancora piuttosto giovane che però si dà all'eroina. E il vostro scopo nel gioco è trovare una dose prima che la polizia arresti il vostro pusher. Complimenti, adesso te ne puoi andare, per cortesia. Perché Naughty Dog, apri le orecchie che da qui vengono buone idee. Allora, ragazzi, noi siamo sempre spaventati quando dicono queste cose, soprattutto di sequel. E anche perché sto fatto della droga, cioè comunque è pesante. Però io sono contento più per Uncharted 4 e di Just Cause 3. Sono molto contento perché sono dei titoli che non escono annualmente. Quindi io spero che Naughty Dog si prenda il suo tempo, tipo un paio d'anni e mezzo più o meno, quindi prendetevi il vostro tempo, cioè fate un bel capolavoro come è stato The Last of Us, piano però, non pezzate. Mi raccomando, sempre esclusiva Sony, così io bestemmio di nuovo per un annetto due, perché c'è la PlayStation 4, c'è da lui. Ah, presto, dai, facciamo a cambio. Non la voglio la PlayStation 4 tua che puzza. Però, vabbè, queste erano le news di oggi. Voi ci avete detto fate i cazzoni mentre le raccontate e questo è perché noi vi ascoltiamo e facciamo i cazzoni mentre ve lo raccontate. Abbiamo cambiato location perché ce l'avete detto, continuate a darci consigli così questa rubrica non si sistemerà mai, andrà sempre a cazzo. Sì, è la fabbrica di San Pietro, come si dice, non finisce mai. Vabbè, comunque grazie dell'attenzione e buona serata telespettatori. Monitor spettatori.